tutti voi, amici miei. Vi do un abbraccio fortissimo. State tutti quanti nel mio grande cuore. Voglio ringraziare Manuela Patrizzi. Ciao, Manuela. Ragazzi, torniamo a noi. Oggi vi porto un bel pacchero. Facciamo un pacchero con gamberoni, zucchine e polpo. Una mia interpretazione bella bella, che stasera ho degli ospiti a casa, quindi massimo impegno, mi raccomando, seguitemi passo passo e vedrete che anche voi potete riuscire a fare una ricetta leggermente impegnativa come questa. Andiamo! Per questa ricetta abbiamo bisogno paccheri, panna, vino bianco, olio, un po' di scorzetta di limone, zucchine, patata, aglio, gamberoni, polpo, basilico e una manciatina di pomodorini e tanta tanta buona volontà. Proseguiamo con la preparazione. E per prima cosa andiamo a dividere le nostre zucchine dalla polpa e dalla cuticola esterna, per poi andiamo a pulire la nostra patata, andiamo a sbollentare le cuticole di zucchine con la patata per creare una sorta di cremina per legare un po' il tutto. Voi seguitemi passo passo per capire. Andiamo! Il nostro polpo, e nel frattempo che il polpo si cucini, noi andiamo a pulire, a mondare i nostri gamberoni per poi andare col susseguirsi di tutti gli ingredienti e poi la cottura della pasta e l'impiattamento. Andiamo e vi faccio vedere. Via! Polpo, mi raccomando, con la cottura del polpo mettiamo a cucinare nell'acqua bollente e un po' di sale per una ventina di minuti, dopodiché con una forchetta andiamo
a incidere sulla parte della bocca il nostro polpo, se la forchetta verrà via senza difficoltà, significa che il polpo è cotto. A quel punto ho spento il gas, ho chiuso il coperto e l'ho lasciato riposare per una mezz'oretta abbondante. Andiamo! Paccheri nell'acqua dove abbiamo cotto precedentemente le verdure per la crema e poi il polpo, in modo da intensificare il sapore. Andremo a cuocere i nostri paccheri per metà cottura nell'acqua bollente e metà cottura nella padella con il sugo. Seguitemi. Il nostro pacchero è cotto a puntino, bello al dente, con una bellissima cremosità. Adesso andiamo all'impiattamento! Questa è la mia interpretazione dei paccheri, zucchine, gamberi e polpo. E anche per oggi quest'altra ricetta è terminata, amici miei. Mi raccomando, impegnatevi anche voi, che anche voi riuscirete a fare un buon piatto di pesce. Mi raccomando, lasciatemi un bel like e condividete il mio video. Io vi mando un bacione forte, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!